Care amiche, cari amici di Barba Sofia, bentornate, bentornate all'appuntamento con il libro della domenica. Sono in campagna a trovare mia mamma, probabilmente tra poco sentirete i miei figli scorrazzare in stanza, perché stanno giocando con i miei giochi di quando ero adolescente, dunque ci sono i Puffi, i Big Jim, va bene, ci sono i vecchi fumetti, stanno un po' paccioccando, che probabilmente arriveranno tra pochi minuti. Allora, il libro della settimana è anche in questo caso un testo che ho consigliato alla mia quinta, futura quinta, cioè nell'estate del passaggio dalla quarta alla quinta, un libro che ho consigliato. Loro direbbero non ce l'ha consigliato, ci ha obbligato a leggere. Va bene, era un consiglio fortemente caldeggiato, il libro che ho dato alla quarta BL bilinguistico, che tra poco diventerà quinta BL. E il libro è di Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine. Ancora dalla parte delle bambine. Il testo di Loredana Lipperini è del 2010 ed è edito da Feltrinelli. Lipperini è giornalista, scrittrice, collabora con Repubblica, con Il Venerdì, è fra gli ospiti di Fahrenheit 405, Fahrenheit su Rai 3, di Bradbury, e ha pubblicato diversi libri sia per Einaudi che per Feltrinelli. In questo testo, Ancora dalla parte delle bambine, Loredana Lipperini riprende il testo degli anni 70 di Elena Giannini Belotti, che tra l'altro cura la prefazione, cura l'introduzione. Infatti, Elena Giannini Belotti negli anni 70 pubblicò un testo importante per la cultura dell'epoca dal titolo Dalla parte delle bambine. E appunto la Belotti in quel testo raccontava come l'educazione all'inferiorità della donna, della femmina, avveniva già in età appunto infantile, in età prescolastica. Dunque dai 2 ai 6 anni avveniva già l'educazione all'inferiorità da parte appunto del mondo culturale, del mondo maschile, ma del mondo femminile stesso, alle bambine. Le bambine venivano dunque educate a stare al loro posto, ad accettare una di fatto minorità sociale, culturale. E questo testo ebbe un grande successo. E cosa fa la Lipperini? La Lipperini ha ripreso quell'idea e l'ha riportata al XXI secolo, agli inizi di XXI secolo. Secondo appunto Loredana Lipperini, sono cambiati i tempi, sono cambiate molte, molte cose, ma spesso sono cambiamenti di apparenza, sono cambiamenti molto, molto superficiali. Perché? Perché vi è ancora, secondo Lipperini, una profonda educazione alla inferiorità che viene imposta alle ragazze, una educazione ad essere belle, ad essere sempre in forma, ad essere appariscenti, ad essere sexy, ad essere appunto vestite, scosciate, attillate, ad essere estetiste, ballerine, ad essere veline, letterine, ad essere appunto appendice di un modello culturale a dominazione appunto maschile, ad essere più propense ad accudire i fratelli, a fare i lavoretti di casa, rispetto appunto al maschietto, al fratellino. Dunque un'educazione sociale, un'educazione pedagogica, dunque un'educazione ludica, improntata a ricoprire determinati ruoli, a ricoprire appunto alcuni modelli, alcuni stereotipi. La stessa messa in crisi di fatto del modello Barbie, in realtà è molto, dice Lipperini,
superficiale, perché nel frattempo che si critica la taglia 42 o la taglia 40, nel frattempo che si critica appunto il modello Barbie, nel frattempo che viene tutto ciò, gli input continuano pur sempre ad essere quelli. Per riuscire devi essere bella, 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 devi mostrarti, devi essere disponibile, devi essere appunto sexy, devi piacere, devi piacere. Passa attraverso la seduzione, la tua riscossa sociale o il tuo ruolo sociale, passa attraverso l'essere bella, seduttiva, attraverso appunto l'essere sexy, attraverso il piacere, devi piacere, piacere al capo ufficio, piacere al datore di lavoro, piacere al selezionatore. Ecco qui che dicevo, mi stanno già per chiamare. Quasi, sì, stavo facendo un video, ma l'avevo già detto che mi avreste chiamato. Dunque, tutto è avvenuto in maniera già preannunciata. Sì, no, no, ma l'avevo detto alle persone che stanno ascoltando. E dunque, tutto avviene appunto attraverso che cosa? Avviene attraverso un'educazione ad essere compiacenti, a dover piacere, cioè appunto al capo, al datore di lavoro, piacere appunto al selezionatore in ambito di casting, di trasmissioni televisive, del mondo dello spettacolo, del cinema. Dunque, deve passare attraverso la bellezza, l'apparenza. La moda le vuole in minigonna, sempre in forma, le vuole in tanga, le bambole devono essere appunto sexy, devono essere ammiccante. E si apre questo testo appunto con una analisi appunto di alcune anche personalità, personaggi famosi. No, questo libro infatti racconta quelle che bambine guardano, quello che le bambine comprano, quello che le bambine leggono, quello che le bambine sono indotte a sognare. Non è un racconto certamente ottimista, ci dice appunto la Belotti nell'introduzione, perché è un racconto molto crudo, anche molto, molto duro, che serve a svegliare in parte, a riconoscere questa narrazione. La disputa, dice appunto Simone de Beauvoir, tra sesso maschile e femminile continuerà finché gli uomini e le donne non si riconoscono come simili. La sensazione è che oggi la disputa continui e si stia anzi nuovamente acutizzando perché quel riconoscimento non è ancora avvenuto. L'uomo continua a raccontare la donna. Gli uomini raccontano la donna nel campo della sessualità, gli uomini raccontano la donna nel campo del mondo del lavoro, raccontano la donna nella letteratura, nel cinema. C'è una narrazione prevalente maschile, ripeto, molte cose stanno cambiando, sicuramente registe, scrittrici grandi, però è una netta minoranza, è una netta minoranza rispetto agli uomini scrittori, gli uomini registi, gli uomini conduttori, gli uomini appunto insegnanti all'università, gli uomini appunto che sono nel marketing delle aziende, nelle pubblicità, nel cinema, nel teatro, è una minoranza. E soprattutto questa narrazione continua a relegare le donne a un determinato ruolo. Poi ci sono le eccezioni che nel marketing servono anche perché vendi anche le donne ribelli, con le donne ribelli vendono, qualcosa è cambiato, molte cose sono anche appunto cresciute in emancipazione, ma lì per lì qua nel 2010 comunque poi c'è anche un movimento grande, il Me Too, un neofemminismo che si sta comunque radicando nel mondo, la sensibilità maggiore a tante tematiche, il tema del femminicidio, della violenza, dunque il mondo si muove, ma questo testo è importante perché ci vuole anche ricordare che c'è molta anche illusione, c'è anche molta superficialità in questa vulgata sull'emancipazione che le donne stanno ottenendo. E stiamo allevando delle baby prostitute nel primo capitolo, bellissimo, nel primo capitolo si parla di Paris Hilton, si parla dei miti di un'emancipazione che passa attraverso la deregulation della figa, dice, cioè a un certo punto il fatto che io la do a chi voglio anche per fare carriera, per fare successo, può sembrare un'emancipazione, in realtà rientra dentro il fatto che l'uomo ti impone per far successo a quella via lì, tu ti senti libera del dire ma io sto facendo successo perché ho deciso di darla a chi voglio e utilizzo il mio corpo per far successo, ma in realtà proprio perché se ti portano a dire utilizzo il tuo corpo c'è appunto la subordinazione rispetto a un potere maschile. E dunque il primo capitolo è molto molto bello su questa idea della deregulation della figa, delle baby prostitute, questa idea appunto di una falsa
emancipazione, la donna è quasi costretta a andare contro la dignità e rivendicare però la libertà nell'andare contro la propria identità. L'essere, io faccio la stupida, ma lo faccio volutamente, ma intanto stai facendo la stupida, ma sono io che vi utilizzo. Quello potrebbe anche essere l'oggettile, ma siamo noi che abbiamo deciso di andare lì da Berlusconi e tutti gli altri vecchi tromboni ricchi e di farci pagare, farci mantenere, siamo furbe. Ecco, questa è una sorta di veramente problema che ci sta a monte, ma veramente a monte, perché le ragazze pensano di essere libere poiché sfruttano il loro corpo, ma in realtà sono dentro un processo, sono letterini di egemonia maschile. Secondo capitolo anche molto bello dedicato alle madri nei concorsi di bellezza, alle madri nel mondo della scuola, alle madri nel mondo della pubblicità, alle madri appunto nel mondo del cinema spettacolo, madri anche fuori da quei mondi, ma che cercano di educare già la figlia a un certo rapporto con il corpo, che devono essere belle, 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 perché riusciranno meglio, dunque c'è già un atteggiamento delle mamme verso appunto un'accettazione di quello che sarà il ruolo della donna che passa attraverso per il corpo, essere magre, ma non magre per la salute, magre per essere belle, bisogna appunto essere sempre appetibili. In questo grande supermercato della carne noi donne dobbiamo essere belle, così tu poi ti troverai a essere più libera, cioè perché? Perché con la bellezza potrai anche dominare l'uomo e scegliere tu quali uomini avere o non avere, scegliere tu quale uomo e anche utilizzare la sua carta di credito, una libertà che passa attraverso anche qua la bellezza del corpo. Poi altri capitoli, il capitolo di Alice attraverso lo specchio, guardateci qualcosa da distruggere, l'elemento liberatorio che viene esaltato dalla Lipperini, c'è un bellissimo capitolo dedicato a uomini e donne, al potere della De Filippi, c'è un capitolo di analisi molto bello di Hermione, no? All'interno della saga di Harry Potter, come anche elementi che fanno forse illudere ad una emancipazione, anche la De Filippi, no? Come la donna che è quasi dominatrice nel palinsesto di media, una donna, dunque una donna che è quasi però un uomo, diventa una donna con gli attributi, perché sa lei gestire, fare, eliminare il palinsesto, è lei che domina Costanzo, forse lei stessa ha usato Costanzo per arrivare a occupare il ruolo che ora è lei che fa girare appunto gli uomini sulle proprie dita. Che cosa vuol dire essere donna? Cosa vuol dire essere ragazza? Cosa vuol dire essere bambina? Perché le eroine devono sempre essere tutte belle, anche nel loro essere alternative, ma certamente belle. Dunque, questo io prendo in esame la scuola, il mondo della moda, il mondo dei cartoni, l'immaginario collettivo, appunto nelle cartoline, nei giocattoli, nelle trasmissioni televisive, per mostrare come, per essere dalla parte delle bambine, serve a rimettere profondamente in discussione il modello educativo, gli stereotipi, ma soprattutto il tema del corpo, il fatto che una ragazza possa essere veramente libera soltanto se abbia questo corpo piacente. Su Instagram dovete essere belle, ragazze, sempre belle, 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 belle. Avete visto che quando alcune si mostrano brutte, no, come appunto, mi sembra la figlia della Ramazzotti, no? Abbiamo mostrato Ramazzotti la faccia appunto butterata, ricoperta di insulti, brutta, fai schifo, con una madre così bella, come fai? Cioè, è un problema, e a un certo punto mostrarsi non belle è come disapparire, come perdere identità, tornare nella marginalità. La bellezza per farti entrare, ma entri sempre rimanendo marginale, entri sempre rimanendo subordinata, perché passa attraverso quell'apparire. Dunque è ovvio che la ragazza ha un essere che viene sempre soffocato dall'apparire, quello che appari, come appari, quello che proponi di essere anche se non sei. Dunque l'apparenza è l'elemento verso cui viene educata la ragazza, l'apparenza del vestir, l'apparenza, sorridi, sei seducente, bella, ammiccante, dai che farai carriera, dai che arriverai a ricoprire quel ruolo, cerca di essere disponibile, cerca di mostrarti, va bene, condiscendente, no? Nei confronti di quel potere maschile, poi quando sei dentro ti ritaglierai dei tuoi spazi, già questa è una subordinazione rispetto al potere maschile. Dunque si deve partire da un ripensamento proprio profondo dell'educazione, molto viene fatto da tante maestre, da tante educatrici, da tante anche nuove scrittrici, ma è l'impianto ancora globale delle grandi narrazioni di molte serie TV, di molti appunto giocattoli, di molte trasmissioni televisive, il trend
trash spesso, c'è cioè, tra il blu più spazzatura, gioca ancora molto su questo immaginario, che non vuol dire che quando è trash non ci possa far ridere, ma anche quelle cose che ci fanno ridere in realtà nascondono sotto un'idea molto forte, no? Di donna che deve passare attraverso la bellezza del corpo, l'apparizione, deve sedurti per poter ottenere un'emancipazione che tale non sarà. Loredana Lipperini ancora dalle parti delle bambine.